Grazie per essere venuto per noi e per essere ancora in mezzo a noi. Giorgio, noi nelle due precedenti interviste abbiamo ripercorso parte della tua vita. Ovviamente non tutto, ma siamo andati secondo me un po' avanti. Per poter andare avanti però, secondo me, questa volta è necessario andare molto indietro. Cioè, da quando sono nato, a che ora vuoi sapere? No, vabbè, qualche giorno dopo, dai. Anche perché ho dovuto necessariamente prendere spunto da alcune cose che tu hai detto, sì, che è il karma e sangue freddo. Sì. E un'altra cosa che io ho letto nei due libri che ho divorato poco dopo, alcuni minuti dopo che mi sono stati consegnati da Maria. Allora, da quello che mi è parso di capire, ma sì, poi me lo spiegherai meglio tu, certo, il karma sarebbe una sorta di disegno nella vita di ognuno di noi. No, non è esattamente prego così. Cioè, quello che hai detto tu è parte del karma. Cioè, il karma di fatto è come una legge matematica. Tu sai che nella matematica, nella fisica, ci sono delle leggi precise, no? Per esempio, 2 più 2 non può fare 5, fa 4, perché quella è la legge. Ecco, il karma è una legge dell'universo che regola l'universo, causa ed effetto. Tra l'altro viene riconosciuta anche dagli scienziati fisici, matematici, astronomi, causa ed effetto. Ad ogni causa determina un effetto. Cioè, se io adesso do un calcio a questa bottiglia, cade per terra, si spacca e l'acqua si riversa sul tappeto. Io, la causa è il calcio, l'acqua, la bottiglia che cade per terra si spacca e si riversa sul tappeto e l'effetto. Questa legge regola l'universo. Non potrebbe esistere un universo così ordinato. Adesso l'universo sono miliardi e miliardi di galassie. Parliamo del sistema solare perché è un po' accessibile a tutti, più o meno a scuola tutti l'abbiamo studiato il sistema. Ecco, il sistema solare, il Sole con i 9 pianeti, in realtà sono 12, però noi studiamo che sono 9. Cioè, questo orologio perfetto, davvero è un orologio perfetto. Se non ci fosse la legge di causa ed effetto, sarebbe un caos. Si scontrerebbero i pianeti, quindi la legge della gravità, la legge della meccanica celeste. Ecco, il karma non è altro che se io oggi pongo in essere un'azione, facciamo un esempio, una tombolata, uno schiaffo, e produco una causa e un effetto. La legge del boomerang mi ritornerà, ma non perché c'è uno che si vendica, perché Dio è vendicatore, perché io così posso realizzare la verità di ciò che ho commesso. Guarda, per esempio, ovviamente non lo fa nessuno, nelle carceri italiane c'è una bellissima, c'è uno statuto bellissimo che non mette in pratica nessuno, che è quello della correzione, fratello, la correzione. Il carcere servirebbe per rieducare ed evitare che l'imputato, il colpevole, il reo, possa ravvedersi, uscire fuori e condurre una vita migliore. Ecco, quindi la punizione è l'effetto della causa che tu hai prodotto, ma non è il risultato finale. Il risultato finale è che tu esci dalla galera e diventi un cittadino onesto. Quindi, traduzione, per chi, tu hai capito benissimo, per chi magari dice Giorgio fa un linguaggio tecnico incomprensibile, noi crediamo nella reincarnazione, quindi non possiamo parlare di karma se non credi nella reincarnazione, non si può parlare. Quindi noi sappiamo che in questa vita, se io conduco una vita di errori gravi, sono un assassino, mi chiamo Matteo Messina Denaro, nella prossima dovrò soffrire nello stesso modo con il quale ho fatto soffrire gli altri. Addirittura potrei anche essere ucciso. Questo
karma mi aiuta nell'evoluzione dello spirito che è eterna. Non si può capire il karma se non si crede nella reincarnazione e se non si crede nell'eternità dello spirito. Questo è il karma. Ok, allora la domanda infatti non era casuale, perché appunto nel libro di Paola Giovetti, che poi sono tutti e due i suoi se non ricordo male, vengono citati degli eventi un poco, potremmo definirli paranormali volendo, no? Della tua infanzia. Intanto vorrei che tu mi ricordassi ecco quali sono, ma soprattutto secondo te da che cosa sono stati determinati? Perché così ci rifacciamo poi. Dipende quali eventi. Perché tu parli di un uomo o di un ombra o qualcosa del genere che entra nella tua stanza da piccolo. Sì, no. Che dormivi con i tuoi genitori. Era un essere di luce, bello, bellissimo. Ma i tuoi genitori, non mi ricordo se lo videro o meno, ecco, questo ti dico aiutami, non ne ricordo. Mia mamma non l'ha visto, però mi disse, sai, la mamma siciliana, no, su, l'angeluzzo, non ti preoccupare. Mi ha detto, sono gli angeli, stai tranquillo. E poi c'è un altro evento dove tu non sei coinvolto direttamente, però forse è un sentore di quello che avverrà qualche anno dopo, non lo so. Questo me lo devi dire tu. Sarebbe? Tua madre era con un'amica, con una signora, stavano parlando, stavano chiacchierando in casa. Prego. Sì. Cioè della santuzza che si mette a lacrimare. Allora io abitavo a Floridia in via Palestro 18, sono nato lì. È una casetta di 30 metri quadrati, piccolissima, 40 metri quadrati, che mio padre faceva l'operaio, poi piano piano. E nella via Palestro si attraversava il corso principale, il corso Umberto, si va in un'altra via che non mi ricordo, credo sia via Giusti, comunque accessibile, cioè attraversando la strada c'era una signora che era famosa perché faceva l'olio nella santo nella pancia, non so se a Catania. Tu eri non la so. Non la sai. Se chiedi alla mamma tua, lo sa, che in Sicilia, per benedire il bambino appena nato, le signore, diciamo, religiose, non per forza deve essere una monaca, gli spalmavano l'olio con la benedizione, ci facevano per evitare malefizi. Okay. Questa è una tradizione siciliana. Era famosa per questo, come guaritrice, insomma, una specie di mistica. Quindi tutta la via dopo c'era sempre la processione, andava, e lei addirittura aveva simpatia con i preti. I preti, siccome lei non era pregava, non era fanatica, non era esaltata, la lasciavano fare. Quindi questa signora, che si chiamava Maria, ed era piccolina, proprio una specie di suorina, una suora laica, non era suora, però era laica, non era sposata e faceva questo, aveva un fratello. Era famosa che faceva miracoli, sai, la gente ci andava, chi aveva bisogno di lavoro, chi di guarigione, e lei meschina cercava di aiutare tutti. Ci va mia mamma, perché mi porta a me per raccomandarmi alla Madonna attraverso questa signora. Io avevo 3 anni, ma forse 4 anni, mi ricordo col cappotteggio, le scarpette, questo non lo ricordo. Perché io ero modestamente bellino, Il cappotteggio è il giubbottino piccolo. Il giubbottino, sì. Io non ero bruttino, ero caruccio. Quindi arriviamo in questa signora, e lei, mia mamma, prega eccetera, e c'ha una santina del Cristo con la corona di spine, Cristo crocifisso, ma solo la faccia con la corona di spine. Non so come si dice in termini religiosi, usano il Cristo con la corona di spine, insomma, bianco e nero, e comincia a un certo punto la signora gli dà, mi raccomandi sto picciriddo, sì, gli prende questa santina di Cristo e gliela dà nelle mani e cominciano le preghiere, e mia mamma mi teneva con la mano perché c'era la sala tanta gente. A un certo punto mia mamma si scuote e vede uscire delle lacrime dagli occhi di Cristo, ma lacrime vere, non era umidità, scolavano.
Quindi Grigi, mia mamma, che era una persona riservata, come tu sai, cioè non è che... Non l'ho conosciuta. Ah, non le conoscevo, comunque è una persona riservata, molto... Cioè si scuote, perché vede... Allora, la gente tutta si agita, un miracolo, miracolo! Poi in Sicilia, figurati, un miracolo, miracolo, uscivano queste lacrime, scolavano, lacrime non di sangue, umane, scendevano, scendevano. Io le ho viste, mi ricordo. Come che qualcuno, ovviamente no, mia mamma no, non era una signora che faceva questi trucchi. Cioè, se, guarda, ti giuro, se fosse stata un'altra, il dubbio, perché non è mia mamma, però io a mia mamma mai posso pensare che lei ci ha messo le gocce. Quindi, anche perché era davanti, ce l'avevo così. E quindi, signore, miracolo, signora Maria, signora Maria. Lei allora, la signora... si concentra come se stesse avendo una specie di contatto, non lo so, gli dice, signora Gianna, mia mamma si chiama Giovanna, signora Gianna, il miracolo non è per lei, è per questo bambino. Ma chiaramente, detto a un bambino di 3 anni... Dice, è per questo bambino che dovrà fare una missione, questo gli ho detto. Ok, però appunto tu... Io sono però, ecco, che a 4 anni, a 3 anni, insomma... Però mi ha colpito, io mi ricordo che mi sono emozionato. Ma non si capiscono però più di tanto. Ecco, però appunto, ora dobbiamo entrare più nel merito. Poi si diventa adulti, tu inizi a fare le tue... Adulti, io a 13 anni già comincio, io mai sono... Io, scusami se ti ho interrotto. Prego, prego. Io non sono stato mai adulto come voi. Io sono figlio d'arte. Da subito ho avuto... esperienza. Io non ho mai fatto un'infanzia, io non sono andato mai in discoteca, io non sono mai andato a fare l'amore con ragazze come ci fanno tutti. Io sono una persona diversa, Dario, e talmente volevo essere normale che seguivo mio fratello, che le sue esperienze comunque se le è fatte. Quindi da bambino non so che cos'è essere normali. No, però quello che intendevo io è, cioè, queste cose, questi fenomeni, se così li possiamo definire, o meglio, proprio definiamoli così. No, fenomeni, sì, certo. Nella mente dell'uomo della strada, tra virgolette, non sono collocabili. No, mio padre, infatti, quando mia mamma è tornata a casa, ha taleato tutta, era un po' scettico, però non ha dubitato che mia madre avesse manipolato, no, ha creduto totalmente, però... Sapete che veristi, diceva. No, però non ha dato una spiegazione negativa, però era scettico, come lo sei tu. Ma poi appunto tu diventi più grande, certo, rispetto a un certo punto con Cresco. Esatto. E con Filippo conoscete Eugenio Siracusa, questo aspetto l'abbiamo già trattato, però c'è un aspetto che dobbiamo approfondire, secondo me. Io davvero non sono andato mai in discoteca. Manco io. Vabbè, però a ballare ci aiuta. Va bene che ci va per ballare, va bene. Comunque. Però diciamo che ci sono andato, ecco. Sì, ecco. Allora, quella famosissima intervista scissionista che poi sono riuscito a vedere tutta, perché mi è stata gentilmente fornita dalle potenze celesti. Bellissimo. Scissionista, bellissimo. È quella. C'era Nord e Sud, federati, confederati e unionisti. Certo. Tu dici, già eri stigmatizzato, avevi anche il segno nella fronte, ci sono tante discussioni che non ci interessano più, ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato privatamente, quindi le lasciamo da parte, non ci servono più, però tu dici a Eugenio Siracusa qualcosa. La tua missione era iniziare gli iniziati. Che cosa significa? Perché quello che hai detto. L'ho detto io, ma non so che significa, quindi però devi spiegare tu. Eugenio Siracusa rappresenta quel signore lì, ma non è Eugenio Siracusa, no. Lo rappresenta. No, anche perché c'ha i capelli lunghi questo lui. Sì. È il consolatore, cioè colui che doveva portare la verità, che non è una persona, lì è raffigurato dal volto di Cristo, del Padre, Spirito Santo, chiamalo come vuoi qua, però lui rappresenta colui che viene a portare la verità, quindi sempre Cristo è. E quindi Eugenio è venuto a svegliare gli iniziati, tutti coloro che poi, non l'umanità, infatti Eugenio sì ha parlato in televisione, però
diciamo, non è riuscito a dare un messaggio, perché è nato in un'epoca diversa dove non c'erano i telefonini, a Instagram, è andato alla RAI, cioè quelle 3-4 trasmissioni e poi basta. Quando c'erano le radio, è andato nelle radio, però diciamo non ha parlato a miliardi di persone, anche se hanno fatto dei bei libri. Quindi lui ha parlato a tutte quelle persone e ha dato la conoscenza affinché queste persone, iniziati, la portassero in tutto il mondo. Sì, ok, ma sti iniziati chi sono? Io, per esempio. Ma insieme a te ce n'erano tanti, sì, altri, sì, no? Sì, mio fratello e un altro. Ok, però poi durante il percorso di evoluzione spirituale, non so come definirlo, definiamolo così per capirci, sì, qualcuno arresta la propria corsa e qualcun altro va avanti in questa corsa. Assolutamente sì. Perché questo è avvenuto, secondo te? Per lo stesso motivo. Oppure perché lo sai, ecco. Mettiamo... Per lo stesso motivo per il quale è avvenuto con Gesù. Giuda era un iniziato, eppure l'ha tradito. Ma, ecco, e qui c'è la domanda pepata però. Falla, io ti rispondo certo. Pepato. Allora, tu mi hai detto poco fa che appunto, in qualche modo, se io ci rognone a uno, ovvero uno schiaffo a qualcuno... Sì. La vita, non io non te lo do. No, in generale, cioè se faccio qualcosa che non è consono alle regole morali e sociali... La vita poi... Mi picchia in qualche modo, certo. Di rimando. Sì. O in questa vita o nell'altra. Ecco, o nell'altra, perfetto. Allora, facciamo finta che io mi sono comportato male malissimo, muoio, e muoio pure male magari. Sì. E poi rinasco, non lo so, sempre come me, per esempio. Sì. Sto facendo, io non ci credo a sta cosa, ma è giusto per capirci. Sì. Rinasci col tuo spirito che si incarna in un nuovo bambino, in una nuova perfetto, vita. Però io, se così è, no? Non, nella nuova vita devo scontare una pena che è già scritta, no? È come se ci fosse un percorso, così mi pare di capire, o ho capito male devi io. Devi scontare una pena che tu ti sei programmato prima di nascere, non te l'ha programmato una, tu solo te lo programmi. Io voglio nascere storpio perché devo pagare quell'errore che ho fatto, poi una volta che ho capito che significa soffrire, non sbaglio più. Okay, non c'è Dio che ti dice nasci storpio, tu solo tu fai. Certo, ma se così fosse, io giustamente devo... Sì. Giuda... che era, come dici tu, un iniziato, ma non era solo lui, c'erano altri 11 insieme a lui, no? Non poteva evitarlo, dici tu, no? Esatto, cioè era un funzionale a uno scopo, volendo. Sì, certo, esatto. Però c'è una chiave bellissima, una bella sorpresa che tu non ti aspetti dal karma, dalla predestinazione, dal fatto che non puoi non fare niente. Si chiama Gesù. Lo conosci, un tale Gesù di Nazareth? Non l'ho mai visto. Però l'hai sentito parlare. Un picciotto abbastanza famoso. Ecco, lui... Falegname cosmico. Sì, diciamo. Lui ti conferma la legge del karma perché dice a Pietro, lascia la spada, perché chi ti spada ferisce, di spada perirà. È scritto nel Vangelo. Perfetto, quella è la legge del karma. Non toccare la spada. Metti la spada nel fodero. E che cosa fa per evitare il karma? A Pietro Gesù prende l'orecchio di Malco e ci mette una ciumpicana, cioè glielo appiccica, traduciamo. Cioè, esatto, lui riattacca, lui mi traduce, glielo riattacca perché Malco era un un soldato che voleva fare del male a Gesù, era uno dei servitori di Caifa, mi pare, no? Sì, e quindi Gesù perché lo guarisce, se non era seguace, non gli ha chiesto niente, lo guarisce per evitare il karma a Pietro. Perché se l'orecchio restava tagliato, Pietro si doveva scontare il karma. Sarebbe nato senza un orecchio, insomma, più o meno. O avrebbe sofferto, certo. Quindi lui, Gesù, gli appiccica l'orecchio per togliere il karma a Pietro. Però Gesù ti può cancellare il karma e ti chiede di fare una cosa, che te lo puoi cancellare da solo. Se tu hai compreso che hai fatto del male in questa vita e chiedi perdono, lui ti perdona e tu non farà il karma. Per questo è venuto. Ci proveremo, vediamo un pochettino. Lui è venuto per questo motivo, per salvarci dal nostro karma, solo se lo vogliamo. Se non ci pentiamo, ce lo dobbiamo scontare. Ma questa è la chiave. Giuda, se avesse chiesto perdono, sarebbe stato perdonato. Non poteva evitare perché era un disegno. L'ha detto Gesù, era meglio che lui non fosse mai nato. Significa che lo doveva fare per forza. È ovvio. Però se Giuda avesse
oltrepassato la barriera mentre Gesù era in croce, si sarebbe inginocchiato anche da lontano, gli avrebbe detto: Signore, sono un verme, ti ho tradito, perdonami. Gesù l'avrebbe perdonato, come ha perdonato a Pietro, che ha commesso un delitto peggiore di Giuda, perché ha tradito rinnegandolo. Perché Giuda l'ha consegnato perché voleva che Gesù facesse un miracolo, cioè voleva Giuda che Gesù facesse di testa di Giuda, non di testa di Cristo. Quindi tu a fare chi do cadere con io devi fare un miracolo, perché sei il figlio di Dio, dobbiamo liberare la Palestina, cioè l'Israele, e quindi a fare un miracolo. E Gesù invece gli ha detto una pernacchia, gli ha detto: un miracolo non te ne faccio, faccio come mi pare, perché il disegno era un altro. E l'ha tradito, l'ha consegnato. Invece Pietro ha fatto peggio. L'ha tradito, quindi dicendo non so chi è, rinnegando. Ci hai mangiato assieme. Cioè, guarda che la storia io la conosco bene, perché forse io c'ero, forse. Cioè, erano a questa distanza Pietro e Gesù. Non è che Gesù era laggiù dove c'è quel signore con i capelli bianchi. Io non lo conosco, però no, erano faccia a faccia, perché la signora e i servi del cortile di Caifa dicevano: tu, e che il signore era incatenato. Quindi Gesù, poi, che era straordinario nella sua grandezza, lo guardava fisso a Giuda, non lo prendeva in giro, lo guardava come per dire: allora qui ci aspetti a rinnegarmi, perché gliel'aveva predetto a Pietro, a chi ho detto prima. Vabbè, per me Pietro e Giuda siamo capiti. Sono la stessa cosa. Poi cambia Pietro, perché cambia? Perché si pente. Ma e diventa il capo della Chiesa, un pentito, pensa un po'. Ma lui gliel'aveva detto, però, no? Su di te costruirò la mia Chiesa, no? Sì, però lui si è pentito. E quindi noi abbiamo la Chiesa non sulla giustizia, i magistrati, sui pentiti. Però aspetta, scusa, vabbè. Cioè, non è noi il capo della Chiesa è la magistratura, dice il mio amico. Però un attimo. Però il direttore generale della Chiesa di Cristo è un pentito, un collaboratore di giustizia. Ora ci arriviamo a questa cosa, perché poco fa parlavamo, prima, nel dietro le quinte, con Mara e anche con Maria Cosè, che dice: ma più o meno sai che cosa chiedere? Ho detto: guarda, io sai, non, questo, le domande non le preparo mai prima. Ho detto: improvvisiamo, come sempre. Ho detto: c'ho il canovaccio in testa, però ovviamente se mi fate le domande che mi deviano, devo deviare. Certo. Quindi dobbiamo deviare. Ecco, deviamo. Perché dobbiamo deviare? Perché un attimo deviamo da quello di cui stiamo parlando per legarci un attimo a questa cosa qua di Pietro di cui tu hai parlato. Io ho seguito le altre tue interviste delle settimane scorse, perché praticamente è un continuo, quindi sono sempre lì sul pezzo, no? Vediamo. Certo. E tu appunto adesso hai parlato di Pietro, ma noi sappiamo, meglio so io, ma credo che tu lo sappia pure, anzi sicuramente lo sai anche meglio di me, però io la domanda te la devo fare. Che Pietro è Durante? No, che in realtà colui che porta, diciamo così, la figura di Gesù a noi gentili non è Pietro, ma è Paolo. Certo. Perché secondo gli apostoli che lo avevano conosciuto, il messaggio non era per noi, ma era per loro. Tant'è vero che Pietro e Paolo si sciarrivano, cioè litigano. È vero. E finisce anche a bastonate, come si suol dire. Si separano, insomma. Esatto. E addirittura loro lo disconoscono come apostolo, perché lui dice: ti sei fatto apostolo tu, non hai conosciuto Gesù. Cioè, è come se qualcuno venisse da te, giusto, facciamo un esempio giusto per farlo capire agli altri, so che tu mi stai seguendo, certo, che dice: io sono un seguace di Eugenio Siracusa e conto come te pur non avendolo mai conosciuto. E tu che cosa gli diresti? Ma tu staranno in numero, giustamente, no? Cioè, credo. No, io non gli direi così. Che cosa gli diresti? Modestissimamente, prego. Io gli direi: benvenuto fratello, se tu porti dei segni e dai dei segni che il cielo ti sta dando, io da leader di tutte le arche divento tuo servitore, perché si vede che il Signore ti ha mandato. Io mi chiamo Giovanni, Dario, non mi chiamo Pietro, e non ero nemmeno dei dodici. Ecco, ora poi in questa cosa qua c'è. Ecco perché io faccio la differenza, io sono un servitore. Loro, per capire gli apostoli, il messaggio di Dio, è dovuto scendere lo Spirito Santo.
in persona, se no non ci capivano niente. Nella Pentecoste scende lo Spirito Santo, perché prima erano degli emeriti deficienti, con tutto il rispetto degli apostoli, però io racconto fatti, perché amavano Cristo, ma non sapevano manco se tu gli dicevi in che via abiti, non lo so in che abito, però erano, adoravano e amavano Cristo. Ma quando ricevono dalla Pentecoste lo Spirito Santo diventano mutanti, cioè cherubini. E infatti dopo la Pentecoste Pietro riconosce Paolo e Paolo riconosce Pietro. E il Signore gli fa una bella sorpresa. Quando li devono ammazzare a tutti e due, a quello crocifisso al contrario e a Paolo alla testa, il cellulare di allora, che era la carrozza, li prende insieme. Non lo so, questa, questa non la sai. E questa non la sai, la conto io. E si abbracciano e si riconoscono apostoli. Anzi, Paolo, a un certo punto, che era arrogante, era teologo, sai, era colto, quando era nella prigione, perché... I cittadini romani avevano diritto agli arresti domiciliari, non pativano torture, erano il diritto romano. E siccome non poteva nascere, non poteva uscire, raccomandava a tutti i suoi seguaci di andare da Pietro ad ascoltare la messa. Lui è il capo, è il principe degli apostoli, è andato ad ascoltare che ha conosciuto il nostro Signore. Quindi nella fase finale ha dovuto riconoscere. Si sono riconciliati, ma prima si sono bisticciati abbastanza. Tu spesso, parlando di questi fatti che ti vengono rievocati o rievochi di tua sponte, mi pare di capire che tu fossi lì. Sì, sì, certo. Benissimo, ora dobbiamo tornare necessariamente indietro. Allora, iniziare gli iniziati. Giustamente questi iniziati, così come Gesù, ad esempio, non è che sapeva subito che era Gesù, i superpoteri li sviluppa nel tempo, no? Nel senso che nel Vangelo, uso diciamo quello canonico, no? Lui negli ultimi, noi sappiamo gli ultimi periodi della sua vita, dove inizia a fare... Vabbè, però noi sappiamo il Vangelo dell'infanzia, ormai anche la Chiesa lo riconosce. Ok. Quando voi seguivate Eugenio Siracusa, appunto, alcuni hanno continuato, tu ad esempio, altri invece si sono dispersi nel deserto, usiamo questo termine giusto per renderlo... Per essere buoni. No, ma per renderlo anche più epico, se vogliamo. Sì. Lui parlava di qualcosa che tu adesso dovrai spiegarmi, ma a questo punto in parte è stato spoilerato, cioè del fatto il karma, quindi si parla di vite precedenti. Certo. Ok, quindi reincarnazione. Sì, sì. Quindi se io sono una bestia disumana potrei nascere formica praticamente nella prossima, no? Se ti penti puoi nascere apostolo. No, se non mi dovessi pentire. Mi sparano prima che mi pento, non ci arrivo. No, prima. Ti sparano prima ti penti, ma tu tutta la vita hai delle possibilità per pentirti. Tutto. Io faccio un esempio, sì. Ho conosciuto mafiosi che poi si sono pentiti, che mi hanno raccontato che prima di pentirsi hanno avuto un sacco di segni che invitavano a pentirsi. Segni religiosi, vita. Però li scartavano. Quindi la vita ti dà sempre, cioè Cristo, per me Cristo è la vita, ti dà segni al più feroce dei criminali di pentirsi. Quello però non lo vuole fare e va avanti. Quindi pagherà il karma. Allora, Eugenio Siracusa, non so come, ora poi me lo dici anche tu, e poi anche tu, avrai le tue esperienze chiaramente, sosteneva di essere stato Barat, credo che fosse un atlantideo, correggimi sì, se sbaglio, perfetto. Ermete Trismegisto, sì. Poi a un certo Giovanni l'Evangelista, Giovanni che è pure questo qui, no? Più o meno. E anche quello. Anche questo. Poi è Giordano Bruno, sì. Poi è Rasputin, mi spiegherai perché, cioè, penso di averlo capito perché mi sono letto la vita di Rasputin, ho dovuto leggerla necessariamente. Sì, ci sono racconti e racconti su Rasputin. Ok, ma io penso di aver capito qual è il motivo, ora poi ci arriviamo sì. Pure. E poi è stato Eugenio Siracusa. Sì. Allora, lui come fa a sapere di essere stato tutti questi individui che hanno fatto... Manca un pezzo però, perché è stato anche un francese, il conte di Saint-Germain. Il conte di Saint-Germain, sì. Benissimo. Esattamente. Come fa a saperlo e come fai a sapere tu di essere stato altri che non so chi siano? Mi ricordo soltanto il filosofo francese, Coelho. Ma io sono... Prego. Altri... E allora,
siccome l'interlocutore di Eugenio e mio è la stessa entità, che si chiama Adoniesis, io adesso ti dico, io sono stato Cagliostro, sono stato Giordano Bruno, sono stato Giovanni Battista, sono stato Giovanni l'Evangelista, c'è tutto quello che tu sei stato. No, è questa entità che ti sta parlando. Quindi io ho coscienza di aver visto quello che ha visto Giovanni l'Evangelista, perché questo Adoniesis adesso in questo momento che ti sto parlando sta dietro o dentro di me che ti parla. Lui è il mutante, noi siamo solo strumenti. Ma perché? Che è quello che abbiamo visto prima. Sì, ce l'ho. Adoniesi, questo qua. Ok, ok. Ma perché sono state necessarie tutte queste reincarnazioni, considerando il fatto che comunque stiamo parlando di, soprattutto nel tuo caso, di personalità di un certo rilievo? Cioè, perché questo messaggio deve seguire sempre questo canale, attraverso grandissimi personaggi comunque? Perché deve lasciare un'impronta nella storia positiva. Cioè, la storia dell'Europa o del mondo ha un'impronta prevalentemente negativa, ma questi signori vengono per gli iniziati affinché gli stessi possano evitare l'autodistruzione dell'umanità. Se ancora oggi noi, con tutti i boom atomici, con tutte le guerre purtroppo fratricide, siamo qua vivi, è perché ci sono questi iniziati, filosofi, teologi, scienziati, laici e spiritualisti, che lasciano l'impronta alle nuove generazioni per intanto sopravvivere, che non è poco, e poi ovviamente, se sopravvivi, per evolverti. Quindi questi mutanti, questi esseri, a loro non interessa prendere il potere, questo che Giuda non ha capito. Gesù non interessava, Gesù poteva fare così e pigliava, gli diceva a Tiberio, mettiti di lato, vatti in una casa, che questo è il mio regno. Cioè, mettiti da parte, vattene a casa e che qua ci penso io. Ma non l'ha fatto, perché è il figlio di Dio. E quando gli dice a Pilato, Gesù, se io volessi, prego mio padre che mi manda 12 legioni di angeli, l'ha detto anche a Pietro col fatto della spada, ce la sa sta. Quindi 12 legioni di angeli significa che poteva annientare l'umanità Gesù, se poi gli angeli sono questi alieni. Sì, certo, hanno armi. Quindi io ho fatto questa scelta dell'amore, quindi coloro che in me crederanno saranno iniziati dall'amore. Quindi quando io dico la rosa fiorirà sulla croce, il rosa croce, quindi Cagliostro, significa che l'amore cristico fiorirà sulla sofferenza e il mondo si salva. Ma si salva attraverso solo la conoscenza. Non si può salvare solo con l'amore, che è fondamentale. La conoscenza deve salvare il mondo. Quindi questi signori, Adoniesis, quell'altro, vengono per iniziare determinate persone, uomini, donne, che poi a loro volta devono dare il messaggio a tutta l'umanità. Lo doveva fare la Chiesa, ma ha fallito questa missione, la Chiesa dell'amico mio che gli ha detto non ti conosco. Ora poi ci arriviamo. Invece quella giovannea continua. Detto questo, io, siccome l'ha fondata Cristo la Chiesa, io ubbidisco che la Chiesa principale, quella che Cristo ha detto questa è la mia Chiesa, io la voglio servire. Io sono cattolico, io credo nella comunione, io vado a messa con i preti, quelli giusti, sì, quei preti farabutti, non ci vai. Però la conoscenza non la attingo dalla Chiesa di Pietro, perché Pietro è ignorante, no Pietro l'Apostolo, cioè non c'ha dei precetti infantili, anche assurdi, dogmatici, che erano in origine veri, ma poi l'upgrade non c'è stato, sono rimasti lì. Invece la Chiesa di Giovanni, dei Giovanni, Battista, Evangelista, che sono gli iniziati, hanno portato la conoscenza cosmica, quindi gli extraterrestri, il karma,
Che poi la Chiesa riconosceva il karma, nel Concilio di Nicea l'hanno tolto, l'hanno cancellato, che non gli faceva comodo. Ma tu mi hai detto, perché noi parliamo privatamente, quindi è inutile tenere questo mistero, che mistero sì, non è. No. Perché io giustamente da curioso ho detto, ma intanto appunto tu mi stai dicendo che tu ricordi di queste vite precedenti, perché quando io faccio questa domanda si attiva il Nibiru Aratra che è in te, pratica. Ora ci arriviamo pure a questa cosa. Però mi hai detto con che, la password, ovviamente. Password Adoniesis. Ma mi hai anche ce detto l'ho nel PC Adoniesis la password. Ovviamente. Ma mi hai anche detto che durante il periodo, credo che sia proprio pre-rivoluzione francese, sì, tu, tuo fratello e Eugenio Siracusa eravate tre personaggi di spicco pre-rivoluzionari, che appunto erano il conte di Cagliostro, conte di Saint Germain, Filippo non mi ricordo chi era, se c'era, magari ricordo. No, forse ti sbagli in quella allora, vita. Okay. Filippo c'era durante la vita di Gesù. Sì, poi ho chiesto delucidazioni da parte a Daton e a Belen, mi hanno dato conferma, quindi la storia corrisponde, diciamo, da questo punto di vista. Che era stato un apostolo? Sì, 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 sì. Mi pare Pietro. Andrea. Okay. Il fratello di Pietro. Un occhio sì. Beddinao. Vabbè, aveva il caratterino Pietro, per questo si chiamava così. Realmente mi pare si chiamasse Simone, no? Simone. Detto Cefa, Pietro. Perché il conte di Saint Germain è importante e Cagliostro? Che cosa hanno fatto a loro tempo? E lui, Claude de Saint-Martin, che era il sottoscritto. Cagliostro è coevo? Perché... No, forse un poco prima. Allora, il conte Alessandro di Cagliostro, il conte di Saint-Germain e il filosofo Louis-Claude de Saint-Martin. Tu pensi siano la stessa persona? No, okay. Sono tre persone diverse. Okay. Uno è l'apostolo Pietro, Saint-Germain. Cagliostro è l'apostolo Giovanni e Louis-Claude de Saint-Martin è Giovanni Battista. Ma tu sei la reincarnazione di? Di Giovanni Battista. E quindi in Francia era? Mi passa un attimo. Lui Claude de Saint-Martin. Ok, ma perché era importante? Ma siccome sono guidato da Adoniesis, sì, io sono anche Giovanni l'Apostolo, Giordano Bruno. Ma sono altre epoche. Sì, non la reincarnazione di Giorgio è una cosa, le vite parallele di Adoniesis sono un'altra cosa. Quindi io attingo dalle vite parallele. E io ti posso dire, io ero sotto la croce ai tempi di Cristo. Pure, sì. Ma si dice, ma sei Giovanni Battista? No, perché questo essere, Adoniesis, ha guidato tutti questi personaggi. Quindi una specie di avatar, se vogliamo. Bravo, hai detto bene. È la parola più giusta. Avatar. A proposito di avatar, visto che vedi come ci hai muoviamo detto, come il vento. Hai detto la parola che spiritualmente è quella più esatta. Avatar. Un avatar. Ho sentito alcune cose. Lui è un avatar, ovviamente. Cioè, vabbè, ovviamente. Io sono un pezzo di carne che cammina. Tra le tante cose che sentii dire a Eugenio Siracusa, ce n'è una che ti ho chiesto, mi pare che ne abbiamo parlato per telefono, però ne parliamo anche adesso, certo, proprio perché fa riferimento alle cose che... Io, parentesi, prego. Ho detto a Dario, mi devi chiedere tutto quello che vuoi, perché voglio dire della mia vita tutto quello che magari tanti vi chiedete da anni e che avete dovuto percepire per il rispetto che avete per me, mi volete bene, scendere sui dettagli. Ho detto, senti, facciamo una sessantina di puntate, perché almeno per raccontare tutta la mia vita, una cinquantina, cioè, con bastone ancora a capparrare. No, facciamo una serie di puntate e tu mi chiedi, quindi... Il ragazzo, perché per me è come un figlio, è rispettosissimo, però se vogliamo entrare nel merito di certe cose, come le chiama lui, dobbiamo essere in modo gentile, deve farmi le domande pepate. Ecco perché io non ho niente da nascondere. Le cose che ti posso nascondere, come ho fatto i figli, però chissà, te non ti interessa. Penso che è uguale per tutti. Non c'è nessuna novità. No, non credo. È una cosa antica come l'uomo, no? Sì. Ma appunto, tra le cose che diceva Eugenio Siracusa, che ho sentito, voglio il tuo parere più che altro, certo, perché si parla di avatar, abbiamo parlato sì, di avatar un attimo, quindi deviamo sì, dal percorso.
Lui sarebbe stato su un'astronave, sì, sì. Non mi ricordo dove dovesse andare. Perché, insomma, è stato sulla Luna Nera. Ma sì, ma dentro le brunie, cioè che in dialetto sono le bocce di vetro, sì. C'erano degli esseri umani in formalina, sì, sott'olio, insomma. Quella è un'altra cosa. Erano dei sottaceti umani, insomma. Ma perché gli alieni hanno bisogno di mettere sott'olio, sottaceto? Cosa chiedo per un amico, insomma. Allora, al di là della battuta che, no, ma è vero, che mi piace, erano ibernati, casomai. Io parlo come la, cioè lui adesso con i film che ci sono, l'ibernazione è un dato di fatto. Probabilmente erano esseri ibernati. Ma questi uomini in formalina, sottaceto sacla, insomma, una cosa del genere, erano alieni che erano, possedevano il corpo umano di qualcuno? Cioè questi alieni di cui parli tu, che poi sarebbero Adoniesis e altre potenze cosmiche che sono extraterrestri oggettivamente, no? esseri di luce Sì, superiore. però sono viventi, non è solo spirito e basta, da quello che ho capito io. Cioè, possono essere anche corporei, no? Se Se vogliono. vuoi. Quindi. Solo se vogliono, se no non hanno bisogno del corpo perché sono energia di luce. Ok, quindi. Immaginati quella luce, quella lì, il Sì, sì, faretto sì, sì. che ha un'intelligenza evolumetrica, ecco, se stava a parlare si deve umanizzare. Ok. Se no è così, la sua natura è quella. Non ha bisogno di usare il corpo, ma se ti deve parlare a te, deve scendere in questa dimensione. Quindi quelle cose che lui vide, quegli uomini, chiamiamole così, non saprei che altri termini Quegli utilizzare, uomini, sì. Quei piloti, avevano la propria quegli essenza, astronauti. ok, avevano la propria essenza o eterea in quel momento oppure dentro qualcun altro. No. No, A ok. mio giudizio, io credo in quello che gli extraterrestri hanno detto ad Eugenio, non ho Certo. dubbi, però gliel'hanno detto perché in quel tempo dovevano dirgli così, ma non era così. Bene, torniamo indietro. Probabilmente erano il corpo originario degli extraterrestri e quello che stava nell'astronave. Il loro astrale spirito guidava degli esseri sulla E Terra. questo intendevo, Questo, questo qui. allora sì, questo è correttissimo. Ok, e questo intendevo, magari mi sono espresso male, ecco. Così, è possibile. Tu hai frequentato Eugenio Siracusa, credo, per più di 20 anni, Da almeno, quando avevo 13 anni fino a quando ne ho avuto quasi 40, quindi 27. quali erano poi, però, quegli insegnamenti che a un certo punto lui ti fa, non so se te lo dice mai, ma tu hai una missione. Sì, certo che me lo Ok, dice. in che occasione questo viene detto Ma la prima e che volta. cosa ti disse? Perché tu a un certo punto prendi com'è che lui prende coscienza? Tu, si parla di compenetrazione, che lui vede Ma lui ha l'UFO. raccontato una cosa pubblica, che gli extraterrestri l'hanno invitato sul Monte Sona e gli hanno detto, l'ha raccontato lui, se la cerchi questa trasmissione la trovi. E dove dice, io ho incontrato gli extraterrestri sull'Etna e mi hanno detto occupati di questo ragazzo che sarà colui che continuerà E avrà con una Aimé missione. Maussan lui parla di questa Sì, cosa. anche, Esatto. esatto. Poi a 13 anni me l'ha detto quando io incontrai questo essere Adoniesis, che lui mi ha confermato essere tale Adoniesis, perché il Signore me lo dice a me, io sono Adoniesis, poi io glielo racconto, dice, io Adoniesis, certo. E quindi lì mi dice che avrò una missione, stai vicino a me, oh papà, stai con me, avrai una missione, basta e comincio a crescere con lui. E poi quando ho visto Gesù nel balcone di casa mia, che avrò avuto 14 anni, sei stato a Floridi a casa di mia mamma? No. Ci ho accompagnato Filippo, ma non sono Ecco, entrato. allora lì c'è il balcone, fuori c'era Gesù sospeso, avevo 14 anni, io dormivo ancora, malgrado avesse 14 anni, ogni tanto andavo a dormire con mia mamma, perché Ma perché? non volevo andare a scuola, ma la caliava, sento male, mamma, non sto Caliare bene, significa marinare la scuola. marinare a scuola, ho la febbre, andavo, giugiuzzo, picchi tutto un momento, e stavo lì e non andavo a scuola. Però io ho conosciuto un tuo ex compagno di classe. Sì. E mi ha detto che eri un ragazzo che studiava, Sì, tutto sommato. studiavo, però ogni tanto non ci volevo andare a Vabbè, io scuola. non ci andavo mai, solo nel tempo Appunto. libero ci andavo, quindi figurati. Appunto.
Comunque lui è sociologo, quindi me la caliavo di bruttissimo. E allora ho visto Gesù nel balcone e mi dice: fratello, qualcosa te la dice? No, mi dice, mi fa vedere un uomo pugnalato alle spalle, col pugnale dietro le spalle, e mi fa vedere che quella era una mia vita precedente, che ero stato pugnalato alle spalle. Perché? Se lo sai, se ti è stato rivelato. Perché dovevo prendere coscienza della mia reale identità, solo per questo, non perché era morboso il fatto. Io l'ho raccontato a Eugenio, non ci capisco niente, a 14 anni io che ne so. Certo. E lui mi spiega perché Gesù ti sta iniziando, lui direttamente. Ma era sospeso, bellissimo, cioè questa era la visione che ho avuto, magari. Ma se sono vere tutte le visioni, è vero tutto, sono sogno folle dal primo momento. Non mi sembra. Ma Filippo aveva le sue. Ok, ma Filippo, giusto un attimo, deviamo, è una curiosità personale, ma penso che possa anche interessare a coloro che ci stanno seguendo. Tra l'altro saluto Belen, Barat e Adon, sicuramente ci stanno seguendo, quindi un abbraccio, vi voglio bene e penso che li vuole bene anche suo zio. Assolutamente sì. Zio Suliano. Ah, non lo so. Dalla parte della mamma ci saranno gli altri, no? No, da parte della mamma ne hanno tanti, però da parte di... Ah beh sì, dalla parte di Filippo c'è solo Giorgio, giustamente. Ma appunto tu ne parlavi con tuo fratello, ma tuo fratello era un iniziato pure. Assolutamente. Però perché la sua missione... Era un iniziato più in alto di me. Ok, quindi aveva superato la fase iniziale, diciamo era metà strada, come non saprei. Io sono stato sempre servitore di mio fratello, anche oggi io mi considero un servitore, solo che il mio percorso è stato quello di ubbidire a uno superiore a mio fratello. Perché secondo te questa cosa... Cioè il capo di mio fratello, certo, mi ha detto vieni qua, quindi se no io sarei stato fino ad oggi a Floridia a servire mio fratello. E appunto, perché secondo te, se Filippo è un molto tra virgolette, sia chiaro, nella classifica di Serie A era al primo posto, a un certo punto tu che eri in zona salvezza, mettiamola lì, metà classifica, per parlare di calcio, poco fa ne parlavamo un attimo, lo scavalca e va in Champions, per quale motivo secondo te questo è avvenuto? E quali sono stati i percorsi iniziatici che avrebbe dovuto prendere lui, però, secondo te? Prego. Allora, intanto io non lo so se l'ho scavalcato, è solo un tra virgolette, però ho capito la metafora. Ma io posso risponderti solo che questa è una profezia che ha detto il Signore. Gli ultimi saranno i primi. Io sono stato sempre un ultimo chiodo della carrozza nella comunità di Eugenio. A me non mi facevano entrare. Io non ho mai ricevuto una lettera dal mio maestro. Io ci andavo e lui mi diceva mettiti lì, io i grandi Orazio Valenti, tutti i giganti dell'opera di Eugenio, io ero l'ultimo chiodo della carrozza. Adesso sono il primo perché gli ultimi saranno i primi. Così. Perché gli ultimi, quelli che, sì. Che non vengono bistrattati. No? No, quelli che non contano niente, quelli che si stanno zitti. Io non ho fatto mai una domanda di Eugenio, mai. Credo nemmeno mio fratello, mai. Cioè io al mio maestro non ho mai fatto una domanda. Mi sono andato a cercare, come fai tu, libri, cose, messaggi. Sono stato sempre io, la stella, l'ho ricevuto, l'ultimo. Com'era giusto che sia. E lui lo faceva apposta per accrescere la mia umiltà. Perché Eugenio era un grande, non era... Eugenio è stato un grandissimo, immenso, anche quando ha dovuto fare... quella parte di maltrattarmi. Ora, perché la mia missione è come Pietro e Giovanni, cioè come Pietro e Paolo si sciarriavano, facevano, alla fine si sono trovati insieme. E credo che a mio fratello e a me è successo questo. Quello che avrebbe dovuto fare mio fratello, non lo so, questo solo Cristo ti può rispondere. Mi chiedi una cosa che entra nel giudizio. Io ho... Posso dirti che se fosse stato insieme con me avrei avuto lo so. Abbiamo parlato. Una cosa, avremmo fatto delle cose potenti insieme, ma siccome
il destino, la vita, le scelte, forse il disegno di Dio, non lo sappiamo, è andato così. Comunque, quello che ti posso dire è che non c'era persona migliore sulla terra che parlasse di Eugenio in quel modo, con quella ossessività positiva. Non c'era una persona sulla terra migliore di mio fratello, ed Eugenio sarebbe scomparso dalla memoria dell'umanità senza Filippo. Quindi Eugenio, i figli, la moglie, la gente, chiunque, tutti noi dobbiamo ringraziare a mio fratello Filippo, che ha tenuto alta la figura di Eugenio Siracusa. Solo questo ti posso dire. Io nemmeno io l'ho tenuta così alta. Vabbè, ma ne stiamo parlando comunque. Dico, l'ho sempre rispettato il mio maestro, però secondo me, alla fine, secondo me, ma mi posso sbagliare, dovevo magari fare questo. D'altronde noi stiamo parlando tanto di Eugenio perché in un certo senso Filippo ha dato questi input. Ci sono giovani miei ragazzi, anche diciamo leader delle Arche, portavoci, che seguivano Eugenio attraverso Filippo. Io ho un'altra, e a me mi faceva piacere. Ho un'altra domanda. Si è parlato di vite parallele, mi ricordo un pochino il titolo di Plutarco, vite parallele. Però ho letto un libro di Victorino del Pozzo, come sì, dicono in Spagna, esatto, che parla dell'incarcerazione di Eugenio Siracusa. Sì, sì. Tra le varie cose che leggo, Eugenio Siracusa dice di aver sviluppato dei doni, sì, taumaturgici. Sì. Sei stato a Fatima ed eri Giorgio Bongiovanni. Sì. Poi torni da Fatima con i segni e tu, nella famosa intervista scissionista, che non è quella con me, ma lo scisma, lo scisma. Esatto, gli dici: lo scisma d'Oriente. Quel Giorgio è morto, non esiste più. No. Che cosa succede? Cioè, nel senso, quando si è in contatto con la Madonna, con Gesù, gli esseri di luce, sì, tutte, sì, queste entità fisiche o meno fisiche che siano, evidentemente c'è un'educazione, poi penso che viene una sorta di insegnamento, cioè si sviluppa una consapevolezza. Sì, sì, sì. Ecco, con il tempo le tue competenze spirituali, se così le posso definire, no? Penso che sia azzeccato, sì, come termine, sì, si sono accresciute. Credo di sì. Ecco, e mi è parso di capire, ma potrei sbagliarmi, quindi correggimi, che a un certo punto, oltre ad aver acquisito un certo tipo di consapevolezza riguardo alla tua missione, quello di cui stiamo parlando, ma tu stesso mi hai detto, perché poco fa abbiamo parlato per un attimo di miracolo sopra, no? Sì, esatto. Che però tu stesso sviluppi una forma di dono taumaturgico. Ecco, io vorrei parlare un attimo di questo. E io ovviamente da scettico non credo ai miracoli, credo che le cose possano accadere oppure no. Per casualità, certo. Esatto. Diciamo, quello era malato, poi non lo è stato più. Vabbè, prima non era malato, adesso è malato, cioè, a caso, giusto? In che senso tu pensi di averli? Nel senso che ne sei convinto oppure ti è stato detto tu hai questa capacità, però funziona a random, tra virgolette. Cioè non sappiamo quando funziona o meno, ecco. Prego. Allora, intanto io sono consapevole che questo può succedere, ma sono ancora più consapevole e cosciente che non dipende da me. Io posso solo attivare il computer, l'input, il cervello, quello che comanda. Cioè, io dire, in sostanza fare una preghiera, si dice in gergo religioso, chiedere. È come che tu conosci un amico che ha poteri soprannaturali e gli dici, mo fai il favore, puoi guarire a quello? E lui dice sì, ma grazie. Oppure dice no, ma perché? Perché no? Punto. Ovviamente non è così, ma è per farti capire che il vero potere della guarigione, della terapia, della pranoterapia, del miracolo, come l'hai definito tu, ce l'ha chi è in grado di fare miracoli. La persona che è in grado di fare miracoli nella storia umana, sicuramente ci saranno stati maestri che io ho conosciuto meno, ma credo che avevano poteri,
Ma quello che io sono assolutamente certo e ho prova che aveva poteri divini si chiama Gesù, sempre quel picciotto là, Gesù di Nazareth, che ha dimostrato fisicamente l'impensabile. Quello che hai detto tu prima lo rispetto, però io non lo condivido, ma in questo senso, che ci sono delle cose che la scienza non sa spiegare. Per esempio, ti faccio un esempio, ora poi tu mi puoi dire giustamente dal tuo punto di vista il cervello può fare anche miracoli perché è un illustre sconosciuto per la scienza, il cervello ancora non sappiamo niente. E in Russia, poco. In Russia io sono stato in una base militare, tutti atei, dove studiavano la telepatia e dei ragazzi che col cervello facevano la telecinesi ed erano tutti militari, quindi era un dato di fatto per loro e non era affatto un miracolo per loro, però dicevano non riusciamo a spiegarlo come sto ragazzo lo fa, quindi il cervello ha dei poteri che non conosciamo, quindi da quel punto di vista loro spiegano i miracoli, cioè laicamente, perché per loro, ma vedi il confine di questi scienziati russi, per loro l'universo è un'intelligenza pensante, che stiamo parlando, la stessa cosa per noi, Dio è un universo, quindi parliamo della stessa cosa su parametri diversi, perché noi ci hanno inculcato che il miracolo è un fatto che avviene e dove tu sconfiggi la forza della natura, che non la può sconfiggere nessuno. Invece c'è un elemento che può sconfiggere la forza della natura. Noi lo chiamiamo Dio. Tu o altri laici lo chiamate mente, la mente dell'universo, la mente dell'uomo, però non c'entra Dio. Ma sono tutti discorsi teologici e laici che stiamo qui tutta la vita a parlare. Invece andiamo nel concreto. Mille anni. Esatto, andiamo nel concreto. Io usufruisco di una possibilità di richiesta. E questa richiesta, io faccio delle battute perché con te mi diverto, io ho avuto dei crediti, cioè Dio mi deve dei soldi in sostanza, invece di darmi dei soldi mi fa dei favori, perché io gliel'ho dati a lui. Facciamo un esempio. Ecco, dei soldi spirituali, che Dio non usa i soldi, se ne frega dei soldi, è un patrono dell'universo, quindi mi deve dei favori. Allora lui mi ha detto, siccome tu parli di me, cioè divulghi il messaggio di mio figlio, ti dai da fare, quando hai bisogno di qualche cortesia io te la faccio, ma non me la chiedere per te. Accetti? Io accetto, quante cortesie ho? Voglio, ne hai assai, a posto. Avanzo un omicidio, per esempio. No, quello non me lo può fare. Tutte cortesie d'amore, di aiutare. Quindi, siccome ho dei crediti, dico, signora, mi hai detto che ho dei crediti. Cioè, io questo fratello, ma lo devi salvare, è un amico mio. Ma quello aveva un karma, sì, tagli, tanto sei Dio, cancellalo. E mi fai sto favore. E lui mi fa questi favori. Te l'ho narrata in forma favolesca. Ma ci siamo capiti. Per i miei fratelli anche. In realtà, la preghiera, noi la chiamiamo così, questa forza mentale sovrumana può fare dei miracoli. Allora, qui in sala io ho un signore che magari lo lasciamo per la prossima volta, se no di che parliamo la prossima volta? Parleremo di miracoli, chiederò l'autorizzazione a questo amico mio che credo che abbia ricevuto un miracolo perché è finito sotto un tir che la polizia quando ha chiamato alla famiglia gli ha detto intanto che era morto e poi che doveva essere ritirato fuori a pezzettini, invece è sano. Certo, ovviamente si è fatto male, si è rotto qualche cosa, però penso che la mano di Dio è intervenuta. Ma poi c'è un altro sempre in sala, poi parleremo dei miracoli, che io sono andato in ginocchio, mi sono inginocchiato 5 ore di fila, mi sono sfracellato le ginocchia. Ecco, vedi, per noi credenti si fa così di fronte al crocifisso, che un amico mio carissimo che stava col Covid sopra, stava nell'ospedale e l'ospedale aveva chiamato la moglie, gli ha detto chiamate il prete, cioè siete credenti, quindi eravamo, sì, era per loro, forse non lo sanno.
Ah, sì. E quindi, oh, ma fare un favore, se non me lo fai inescire, mi... se non me lo fai uscire, vedete che mi si dio. Tutte battutacce. Dire che a fare, insomma. Sì, insomma. Tutte battutacce che alla fine io mi rimetto alla sua volontà ed è sano e salvo. Quindi accadono, io non ho nessun potere, io chiedo. Una volta c'è stato in Sud America un ragazzino che era... aveva una malattia bruttissima con gli occhietti ed è guarito. Questo adesso è, si è laureato in fisica, gioca, è un giocatore di basket. Non sono poteri, sono richieste. Quindi richieste tu... che questo essere Adoniesis, che agisce per conto di Cristo, ovviamente, anzi forse Cristo stesso, e loro hanno dei poteri, sì, certo, loro agiscono, ecco perché non è un, per me è un miracolo, anche forse per te no, ma per me sì, ma loro agiscono nelle strutture molecolari della materia, entrano direttamente nell'atomo, quindi scompongono le strutture molecolari. Se tu c'hai un cancro, loro attraverso la scienza della luce, quindi è pura scienza cosmica, non è un miracolo della Santa Madre, ma per noi c'è l'influenza di quello che noi chiamiamo Gesù, la Madonna, che, la quale, quindi io abbraccio sia la scienza che lo spirito, la quale magari se è la Madonna, se è Cristo, può dire all'extraterrestre, senti, su Sacchiddu, con la scienza che hai, alza. Perché, sai, c'è sto tuo fratello, io una volta chiesi, ma che cos'è Solex Mal? No, perché c'è scritto Solex Mal, idioma universale, no? Sarebbe sì. Sta lingua degli alieni, sì, sì. Adesso è diventata siciliano, idioma universale. Certo, certo. Parlano in dialetto. Susi Tacchiddu, esatto. Alzati a quella persona. Ma ecco, quindi io chiedo. Quindi chiedo un'intercessione alla tua. Nel caso del mio amico, che magari nell'altra intervista faremo parlare, se mi autorizzano, devo essere autorizzato per la privacy. Quando la moglie Chiara mi ha telefonato, e la moglie pure, se non ricordo male, che o forse non c'era più niente da fare, comunque era una situazione grave, io in quell'istante, mentre mi parlavano, ho detto a questo essere che io chiamo Adoniesis, adesso a parte la battuta, ho detto: Signore, mi hai detto che ho dei crediti, posso utilizzarlo? Lui mi ha detto sì, certo figliolo. E io da quell'istante non ho avuto dubbi. Certo, poi c'è una pratica, l'ho visto, ci siamo visti, abbiamo seguito la terapia che dovevamo seguire, però quello da sotto la macchina non era morto, come mi era arrivato il messaggio, è morto. Invece non era morto, era stravivo, con le sofferenze che ha avuto nel corpo, la frattura non mi ricordo di che cosa, le terapie all'ospedale, la questione psicologica, e quindi adesso balla e baldanzoso. A proposito, sempre rimanendo in ambito... Se lo posso fare, lo faccio con tutto il cuore, soprattutto con i bambini. Che sai, noi adulti alla fine mi dispiace, mi metto a piangere, però quando un picciriddo si sta per morire, io al Signore gli strappo i chiodi, faccio un casino, cioè i chiodi alla croce, sì, 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 poi sì. Ci rimettono una ruota, si do... cioè, la bambolina voodoo praticamente è una cosa, sì. Tra le cose, lui vuole che io sono così, Dario. Scusami, no, non ti voglio interrompere. Lui vuole che io sia così sincero. Il Signore, questo Signore con il quale io penso di parlare, non gli piace l'ipocrisia. Lui ti vuole diretto, sincero, e che gli dici sulla faccia tutto quello che pensi. Nel caso mio, ma credo di tutti, una sola condizione lui vuole da me. Che lo devo ubbidire senza se e senza ma, sempre. Tant'è vero che ho detto, senti, allora come facevo? Io sono abituato a essere ribelle, a scuola mi incazzavo con tutti, non ero mai d'accordo su niente, come mio fratello. Chi tu sta parlando? Non sono d'accordo. Poi vediamo di che cosa sta parlando. Questo era Filippo. Per partito preso. Per partito preso, mio fratello che me l'ha insegnato anche a me. Poi chiunque guarda, diceva, ma secondo me Eugenio già era morto.
perché stava per dubitare, forse avrebbe potuto dubitare, quindi mio fratello l'aveva già ammazzato. Ci sono passato un attimo. Ecco, e mi hai fatto bene a non continuare. No, vabbè, io ho chiesto scusa, ho capito che era un argomento che no, intoccabile. Sì. Quindi io ribelle contro ribelle, mio fratello peggio di me, molto peggio, invece allora mi sono detto, conviene che mi levo il libero arbitrio. E io infatti sono felice. Tu mi hai detto questa condizione, perché ti ho percepito che tu volevi dirmi, ma tu come fai a sentirti? Cioè, qual è la chiave per questi colloqui, no? No, ma ti dico anche una cosa. Io sì, avevo... Io c'ho una risposta. Sì, che... sì, sì, ma io avevo invitato un signore che abita qua vicino, sì, che ti segue. Allora io te la dico questa cosa qua, poi se ci vuoi credere ti faccio leggere il messaggio, non ci sono problemi. Sentiamo. E io ho detto, guarda, devo intervistare Giorgio, avrei il piacere che tu venissi, visto che abiti a Padova, noi siamo a Castelfranco Veneto, è un tiro di schioppo, come si suol dire. E lui mi ha detto, dice, sai, sono sofferente perché ho dei cali di pressione, ho detto, beh, pigliati un po' di zucchero, insomma, vedi certo, che può fare. Però, insomma, da quello che ho capito non stava bene. E mi ha detto, dice, senti, io puoi chiedere a Giorgio che fa una preghiera per me? E ho detto, senti, a me questa cosa non me la devi chiedere, perché vabbè, io non glielo dirò. Perché? Cioè, te lo sto dicendo indirettamente. Ecco, bravo. Poi mi dice un nome apparso. Te lo faccio leggere, non sì, ho problemi. Sì, e ho detto, perché io credo nella scienza, quindi se tu mi dici una cosa del genere, mi stai invitando a fare qualcosa in cui io non credo. Certamente. Però te l'ha chiesto per cortesia, quindi magari... Sì, e tu stai, cioè, te lo sto dicendo, ma non te lo volevo dire. Ecco, certo, mettiamola lì. Perché... E poi magari se ne ha un beneficio, lui potrebbe dire che è il miracolo, ma io penso che è un effetto placebo, sai, poi tutto è possibile. Tutto è possibile, ma guarda, vengo incontro, la maggioranza dei cosiddetti miracoli sono forse spiegabili dalla scienza, però sai, dobbiamo essere umili nell'accettare che c'è una scienza cosmica, noi la chiamiamo divina perché non abbiamo altro nome, sì, che mette a tacere l'arroganza dei nostri medici, dei nostri scienziati. Se uno come la signora che io ho conosciuto a San Giovanni Rotondo, che non c'ha le pupille, non ce l'ha, è bianca e vede 11 decimi, tu me lo devi spiegare come fa. No, non te lo so spiegare. Allora a dire che è un miracolo, no, non lo posso dire perché la scienza, allora c'è un'altra soluzione, sparati. Perché sei arrogante. Allora mi devi dire, io non lo so, ma ci sono cose superiori alla scienza davvero che noi dobbiamo umilmente accettare. Non voglio manco che mi dici miracolo, perché Ghidda non c'ha le pupille, fatti strani, e non ce l'ha e vede perché è andato a toccare a Padre Pio. Ora non è che vede perché si è vista la partita Juventus-Milan, ah vedo un miracolo a Juventus, mi dice, no, è andato da Padre Pio, quindi la suggestione conta, anche ti fa guarire dal cancro, ci credo, forse l'ho fatto io, aiuto. Io molti miracoli che io ho fatto, molti miracoli tra virgolette che io ho fatto, si sono guarite da sole le persone, io ho detto prega, forza, chi te si è guarito suo, io non ho fatto niente, manco la richiesta gli ho fatto. Gli hai dato fiducia, ecco. Sì, ma manco la richiesta gli ho fatto. Invece ci sono cose, caro Dario, quella è orba, cioè non ha le pupille. Kid era motto. Ora, poi dobbiamo credere alla storia o meno. Cioè quello lo stavano mangiando i vermi e quello gli ha detto alzati. Quindi noi non se noi credenti non dobbiamo essere fanatici nel credere pure alla farfalletta che vola ed è Dio, i laici dovete essere, dico dovete, la categoria, dovete essere aperti che ci sono cose al di sopra di voi che esistono, non si spiegano. Noi diamo una spiegazione spirituale, voi non sapete spiegarla, ma ci sono. Non potete dire che Kiddo era, c'ha le pupille, è senza pupille, tutta bianca, perché è una nuova forma di retina. No, minchia, non è così. Minchia. Non è così, quella è una che sta vedendo, punto. Il che sta vedendo perché c'è una forza superiore, aliena, vabbè, mi sta bene, tutto quello extraterrestre, ma c'è, che supera la nostra scienza, se non noi, Dario, facciamo l'errore che costò la vita a Giordano Bruno, che aveva detto che la Terra gira intorno al Sole da Keplero, che è stata la sua guida,
è che ci sono mondi infiniti. No, non è possibile, bruciamolo, isto è scemunito. Quella scienza aveva dei limiti, da Aristotele, che per me era un pazzo scatenato, comunque, un filosofo che ci fanno studiare a scuola, il più schifoso che esiste sulla faccia della terra, perché era istituzionale. Aristotele è stato il filosofo di riferimento della Chiesa Cattolica fino al 1600, fino al Rinascimento. Tolomeo, Aristotele, la Terra è al centro dell'universo, le stelle che girano intorno. Ma manco meno Pote Bauti dice queste cazzate. Ma è nato oggi però. Sì, e quindi la scienza di quel tempo doveva accettare, era scienza. Tu la chiami ora in un altro modo, era scienza. Doveva accettare che ci sono cose che scopriremo molto, molto importanti. Questo io critico la scienza, non te, perché tu, se già il fatto che parli con me, sei aperto, che non riconosce a priori il miracolo. Chiamalo come vuoi, però questo è un miracolo. Poi alla fine, ovviamente, ognuno resta con la propria idea, ma noi avremo delle sorprese, sia i laici, sia i credenti noi, quando viene Gesù. Ci strapperemo le vesti, i laici che pensavano che Dio non esistesse e i credenti che pensavano che Dio era in quel modo e non era affatto in quel modo. E invece è cattivo, cattivissimo. No, no, è buonissimo, ma non era questo Dio che ce lo siamo costruiti. Il vero Dio, adesso tu sarai felicissimo di questa frase, il vero Dio è la scienza cosmica. Non esiste il soprannaturale, esistono diverse dimensioni che si compenetrano, dove c'è però quello che noi chiamiamo Spirito Santo, cioè l'intelligenza cosmica. Questo Adoniesis, quando mi dice mi devi ubbidire senza se e senza ma, non è perché lui pensa che lui è Dio e io sono lo schiavo Mosè, Adonai, Ubbastone, no, lui vuole sì, questa ubbidienza perché siamo in una situazione militare di guerra contro il male, quindi io non devo pensare, devo ubbidire al comandante che deve fare una guerra, quindi strutturare l'esercito, io sarò un capitano, quando poi finisce la guerra ci possiamo divertire, fare feste con Adonai, io non avevo previsto con le bellissime donne extraterrestri. Vabbè, intanto mi bastano quelle terrestri, poi no, ma chi di extraterrestri ti piaceranno? Vabbè, ma intanto pensiamo alle cose terrene, perché sai, io sono molto... Allora, grazie, non era necessario. Allora, tu hai parlato di siamo in guerra, cose di questo genere. Io siamo in guerra. Erano degli argomenti che avevo paventato, però mi hai dato un assist. Comunque li affronteremo, eh. No, ma mi hai dato un assist giusto. Ma a parlare dei miracoli... Dobbiamo fare domande private, perché così Maria si arrabbia. Dobbiamo parlare dei miracoli le prossime volte. Quello che vuoi. Anche di calcio balilla, se ti accendiamo alla guerra. Cosa volevi sapere? Sì, no. Allora, io sono un curioso, poi ho la mia visione delle cose, ma non importa. Vabbè. Non ci interessa niente, non interessa a nessuno, è la mia, infatti. Però ho letto l'articolo su Antimafia 2000, ma diciamo in inglese 2000, sì. La guerra dei 3000 anni, certo, ora ci arriviamo perché voglio fare un po' il barbero della situazione, no, certo. Se me lo consenti. Certo. E poi ho letto un messaggio che è il tuo alter ego spaziale, perché sì, ora ci arriviamo pure a sta cosa, no? Che è Nibiru Aratra, che parla della fine dei tempi, di guerra in Israele, eccetera, eccetera. Allora, io te l'ho detto per telefono e quindi lo ridiciamo di persona. Quando io ero piccolo mi piacevano i fumetti dei supereroi. Superman, io sono un supereroe. L'uomo ragno è Superman, ma anche Batman, perché è un essere umano. E tu, vabbè, ora ci arriviamo al discorso di Batman. Sì, sì. E la storia di Superman è che viene da un pianeta che si chiama Krypton, in greco non sappiamo, cioè significa nascosto, criptato. Sì. Superman non è un essere umano, ci somiglia. Ma è un alieno, però quando lui si veste da essere umano, cioè da Clark Kent, si chiama Clark Kent, ma non solo, mette in risalto le nostre debolezze, è timido, è pauroso, è vigliacco. Sì. In realtà lui non è in lo fa modo. Finta. Lui ci imita, no? Ci imita, sì. Ma poi lui nel suo pianeta si chiama Jor-El, no, Kal-El. Jor-El è il padre, sì, sì. Kal-El. Allora tu sei, l'hai detto tu, quindi non è che mi sto inventando niente, mi ricorda un pochettino la storia di Superman, e Superman ha dei superpoteri anche, no? Sì. Tu in qualche modo ce li hai, se vogliamo, no? Non ce li ho. Non hai la fortezza della solitudine,
però ti chiami Nibiru Arathra per gli extraterrestri. Io vorrei capire chi è Nibiru Arathra e perché c'è questo parallelismo con Superman, per me. Allora, Arat è la stella Maya, la chiamiamo Arat in un linguaggio criptoniano, se vuoi. Arat è la stella Maya delle Pleiadi, è quella, è la mia, diciamo, patria. Ra è il sole, Nibiru significa esploratore dell'universo. Quindi dentro di te... Quindi esploratore dell'universo, della stella Maya. La traduzione significa esploratore dell'universo della stella Maya, proveniente dalla stella Maya. Quindi è come se dentro di te albergasse l'anima, non lo so come individuare la cosa, come idealizzarla, ecco. L'anima di un extraterrestre che proviene da lì, oppure una sorta di sapienza? Non so come intendere. Ti rispondo subito. Sì. Tu come ti chiami? Dario San Filippo. Qualcuno ti dico Giovanni. Come ti senti? In che senso? Ti senti te stesso? Io sono io? O ti senti compenetrato? Ma mi sento italiano, mi sento siciliano, mi sento... Ti senti compenetrato da qualcuno? No, per fortuna non sono compenetrato. No, a parte gli scherzi, da una da un'ideologia... No, no. Da vabbè, cerco di fare il però mio... Però tu senti qualche entità che ti compenetra? No. No, ecco, benissimo. Io nemmeno. Meno male. Io sono quello che vedi. Ok, quindi è la tua essenza quella? Sono il mio spirito. Poi in questo momento della mia vita ho scoperto una cosa, e quindi è quello che ti interessa maggiormente, di essere compenetrato, guidato, cioè, come una sorta di avatar. Io sono il pezzo, il corpo, quello di Dumeschino che sta lì, ma consento, approvo, quindi, che questo personaggio mi si serva di me. Ora, che poi lui usa dei poteri tramite me, questo non lo so, anzi lo so, ma quando si tratta di guarigioni, eccetera, quando si tratta anche di altre cose, però su questo non te lo posso dire. E io mi fermo qua. È perché sennò poi mi accusano di che faccio del male, non voglio. A te no, faccio del male alla società. Ah, va bene. Allora, io penso che alcune cose che accadono nel mondo le fa causare lui. Lui? Adeniesis. Ok. Sì, l'ho sentita questa cosa, terremoti, maremoti, insomma tutte cose belle e bellissime che però secondo me le causa semplicemente la natura, ma è una mia visione ovviamente. No, ma la tua visione è corretta, solo che lui è l'intelligenza della natura. Sì, però a questo punto la geologia ci serve a poco, no? Cioè, nel senso... No, perché la geologia adesso... Meteo, ad esempio. I scienziati hanno scoperto che la Terra è un essere pensante, quindi... Lui agisce in quell'essere pensante, modificando a volte le scelte della terra naturali. Lui dice no, ad esempio in siciliano, no, stasera va a chiovere. C'è bel tempo, no, facciamo chiovere. Ecco, in modo... o facciamo un uragano. Ora, io... Te lo dico anche per storia, perché c'è stato un ragazzo, guarda caso era suo figlio, mazza, per caso. Un ragazzo, il figlio di questo Dio, era un giovane, trentenne, e ha dimostrato che lui sfidava la natura. Quando cammina sulle acque? No, quando c'era un guide, se la sono fatta sotto, quei 12 scimuniti che lo seguivano, se la sono fatta sotto, quando l'hanno visto? La tempesta. Signore, chi dormeva, ronfava, oh signore, svegliati, stiamo affondando, la barca china d'acqua, stava affondando nelle acque e c'era un uragano. E il signore si alza e dice, ma siete proprio deficienti, avete il signore qua, ma stiamo morendo, salvaci! E chi Dumeschino gli hanno disturbato il sonno, ha fatto con le mani così, vento calmati, fai tu mare, ferma, e si è calmato tutto. Quello significa che c'è un'intelligenza superiore che in quel momento incarnava Gesù di Nazareth, cioè Cristo, quindi... il figlio di Dio per noi, che aveva potere sulle forze della natura. Quindi, se c'è qualcuno che ha potere sulle forze della natura, io lo chiamo Dio, tu lo puoi chiamare alieno, chi lo può chiamare come vuole, ma c'è un'intelligenza superiore che è trascendente la natura. Ritorniamo alla guerra. Prego. Perché
Chi è Nibiru Aratra? Allora, chi sono Nibiru Aratra? Sì, okay. Esploratore della stella Maya, questo è il significato. Certo, scriverlo così sarebbe stato troppo lungo. Troppo accuzzamo. Allora, io voglio capire perché, ovviamente sono sempre domande, se vogliamo, piccanti, pepate, così qualcuno si arrabbia, abbiamo varie, mettiamo il sale nella finestra. Perché questo conflitto, intanto la guerra dei 3.000 anni, e poi perché quando si fa riferimento a una evento, si è parlato in questo messaggio che ho letto dell'Armageddon o sì, Armageddon, sì. Armageddon, insomma, non so dove vada l'accento. Sì, va bene. Ma, prima della guerra in atto, sì, ce ne sono state in Israele un altro paio, io non ero nato. La guerra dello Yom Kippur, la guerra, sì, dei sei giorni e qualche altra prima. Diavolo che fanno guerra da quando da sempre. Esatto. Ma è altresì vero che ci colpisce perché la percepiamo come una cosa più vicina, perché gli ebrei stanno anche in Italia. Nel caso mio di credente c'è un motivo. Sì, sì, sì. Ma per tanti, per la storia di quel popolo, cioè, per la Shoah. Noi proveniamo da lì. Però cioè, noi credenti proveniamo da lì. Sì. Però perché ci sono anche altre guerre nel mondo, no? Per esempio c'è il Kazakistan, che c'è la Kuluzbekistan, insomma, roba di 10 metri. Ma c'è Yemen che stanno, sì, si, esatto, stanno ammazzando, esatto, come cani. Però perché quando si fa riferimento all'Armageddon o comunque sia alla fine dei tempi, viene chiamata in causa proprio quella zona in particolare, sì, e non altro? Subito. Allora, perché intanto per due motivi. Uno, politico, ma lo sai, situazioni... Guerra fredda, seconda guerra mondiale, Shoah, gli ebrei che hanno preso in mano, giustamente si sono resi indipendenti, hanno creato lo Stato indipendente, però nel tempo sono diventati come Hitler, cioè stanno mettendo in atto la stessa ideologia messianica di Hitler. Loro pensano, giustamente, perché io sono credente, di essere il popolo eletto, invece Hitler lo pensava da fuori di testa, ma come Hitler pensano di avere potere di vita e di morte su tutto il mondo. E questo è diabolico. Tu non puoi avere, tu devi casomai difenderti. E quindi capisco che tu ricevi un attacco terroristico, tu vai, entri a Gaza con la polizia e vai a cercare tutti gli assassini, no? Che tu distruggi Gaza. Ma manco Paceterno fa questo. Quello che sta facendo la politica nazista di Netanyahu. Grazie a Dio, io l'avevo scritto, non credo che hanno letto me, però tre giorni prima avevo scritto che il Tribunale dell'AIA deve mettere sotto inchiesta per crimini di guerra Netanyahu, e l'ha fatto. E l'ha fatto dopo tre giorni, non perché ha letto a me. Si vede che è maturato la situazione. Questo, diciamo, sono molte teorie politiche, quindi... L'ebraismo politico di Netanyahu è fascista, l'ebraismo politico di Isaac Rabin, che è stato assassinato, era veramente pacifico. Infatti, a chi assassinano i dittatori, gli autocrati, i fascisti, i nazisti? Ai propri grandi leader della pace, per mantenere il loro status di delirio folle. Isaac Rabin viene ucciso dentro Israele, è un leader straordinario. Non lo ricordo, io ero piccolo ragazzino. Ma quello che ha creato quel poco di pace che c'è stato era Isaac Rabin. John Kennedy viene ucciso negli Stati Uniti. Quindi quando Dio ti manda dei uomini che vogliono portare la pace, cosa fa la diabolicità interna negativa che c'è in ogni nazione? Noi abbiamo la mafia, per esempio, eccetera. Che fa? Gli hanno sparato. Teologicamente, perché facciamo più caso a lì che allo Yemen, poveretti che stanno ammazzando 10 volte più di bambini che in Palestina? E perché la Palestina giustamente ha diritto a un paese indipendente, io sono pro Palestina se vuoi, però teologicamente a tutto il mondo, perché tutto il mondo siamo cattolici, musulmani soprattutto, buddisti. Sì, ma i numeri di cattolici cristiani sono
insieme raggiungono quasi 5 miliardi di persone. Sì, comunque parecchi, parecchi. I cattolici siamo 1,2 miliardi, un po' meno i musulmani, insomma siamo tanti. Assai. Quindi, siccome la nostra origine è ebraica, ecco, a noi ci scandalizza, io parlo di me, studioso di teologia e di Dio, poi non lo so se scandalizza tutti, perché il popolo eletto, il patriarca del popolo eletto, Abramo, perché anche noi cattolici, musulmani, ebrei, tutti ci identifichiamo nel patriarca Abramo. Siamo tre fratelli e ne ammazziamo l'uno con l'altro. L'unico più pacifista, me lo consente l'Islam e l'ebraismo, è il Papa, che non già una volta aveva l'esercito che ammazzava tutti, ora c'è uno stecchino, però parla con gli stecchini. Quindi si dice facciamo la pace, meschino. Quindi solo quello può dire, al di là di tutte le corruzioni, eccetera. Quindi teologicamente, caro Dario, il popolo eletto di questi due fratelli, perché il cristiano, diciamo, è un altro argomento che possiamo affrontare più avanti, si stanno ammazzando l'uno con l'altro. Quindi stanno disubbidendo a Dio. E stanno disubbidendo i grandi leader dell'Islam e i grandi leader del giudaismo, dell'ebraismo. Chi ci va di mezzo? La popolazione innocente della Palestina, che è usata come carne da macello sia dagli ebrei sia dai musulmani. Quindi questo Dio che aveva scelto questo popolo per fare un mondo più bello, più pacifico, sono convinto che distruggerà sia l'Islam sia il popolo ebreo. Perché l'ha già fatto due volte. Una volta l'ha fatto col diluvio universale e un'altra volta l'ha fatto con Sodoma e Gomorra. E lo farà la terza volta. Però io... Sceglierà un popolo fuori da quel Medio Oriente. Voglio ricordare a tutti che lì io sono questo, non sono un altro. Io sono vendicativo, no, però io amo la giustizia al di sopra di ogni cosa. Io non dimentico, io non mi chiamo nemmeno Gesù, voglio servirlo e baciargli i piedi e fare solo quello che mi dice lui, ma la mia natura è che quella zona che ha ucciso il figlio di Dio non merita di stare al mondo. Però non perché sei cattivo, Non perché sono cattivo, perché giustizia, se tu ti penti io mi inginocchio, ma se tu insisti e insisti bestemmiando Dio con guerre, prima o poi, se questo Dio esiste, se non esiste non succederà niente, ma se esiste, io, siccome sono studioso della Bibbia, ho letto nel Genesi capitolo 6 e io vidi l'andamento degli uomini e mi sono rattristato e a un certo punto mi sono adirato e mi sono pentito di averli creato. E allora li distruggo tutti. E ha fatto il diluvio universale, ha salvato solo una famiglia. Ora, se questo Dio esiste, perché non lo può rifare di nuovo? Anzi, io sono venuto in questo mondo non solo per parlare d'amore, di pace, di fratellanza, di stimmate, di misericordia del Signore. Io sono venuto anche per annunciarvi che Dio vi distruggerà a tutti, tranne quelli che veramente vogliono servire il prossimo. Quindi quella terra, se non si risolleva, soprattutto il popolo di Israele, che è il più potente, e salva i palestinesi che sono Cristo sulla croce. Cioè, tu Gaza, che ci vuoi picchiare lì? Ci saranno 10 terroristi, per carità, 100 terroristi, per carità, ma tu 2 milioni di persone, quelli sono Gesù Cristo. Quindi o cambia questa politica, mi riferisco a Hezbollah, Iran, Arabia Saudita, ebrei, tutti, mi riferisco a tutti. Allora, io penso che questo Signore alza il mare Mediterraneo e di lì tu troverai solo acqua. Altro che Netanyahu, processo. Trovi i pisci che stanno facendo, se stanno mangiando quello che è rimasto di tutto quel territorio fino all'Iran. Ci sono stato, però. Lo so. Questo tu mi hai detto che significa. Quindi io lì ho scherzato in quel messaggio.
che adesso ti sto dicendo. Ma perché sta guerra dei 3.000 anni? Da che cosa trae origine questi 3.000 anni di guerra? Perché... Da quando Abramo ha fecondato la moglie Sara e la serva Agar. Isacco era figlio legittimo, certo. E Ismaele un bastardo, diciamo, sì. Tra virgolette. Invece no, erano due fratelli che poi Abramo gli voleva bene. Però Dio, che è bravo, non è Giorgio e nemmeno Abramo, è Dio, Dio è Dio, dice no, io ti benedico anche il figlio bastardo. Cioè tu ti farò una grande nazione, ti prosperirà, però vado a volere bene, vi dovete volere bene. Infatti si vogliono benissimo. Appunto, chiamano così, sfarfalliamo. Però la domanda, cioè, Abramo è un pochettino cattiva se vogliamo. È fammela cattivissima. Abramo è iracheno, è arabo. Dico, se, oggi sarebbe un arabo. Più cattivo di me stasera, però, che ti ho detto che distrugge tutto. Forse la tattagliare. Però dico, cioè, Abramo nasce nella terra di Ur, è un sumero, un iracheno odierno. Sì, il popolo israeliano o ebreo, che dirsi, no, ebreo e israeliano sono due cose diverse. Tu puoi essere ebreo ma non israeliano come, ma vedi, noi ci sbagliamo, non esisteva, no, perché tu ti sbagli, perché Dio non elegge il popolo che vive lì, elegge l'origine di quel popolo, cioè sumeri, giudei, arabi, egiziani, sono tutti provenienti dall'Atlantide. La Bibbia che non c'è scritto, però la Bibbia non c'è scritto, però c'è scritto nei scritti di Platone e di altri che c'era un continente oggi sommerso dal quale proveniamo noi. Noi diciamo che facciamo parte, noi che siamo membri della religione monoteista, quindi le tre grandi religioni monoteiste, tutti veniamo da Atlantide perché adoravamo un Dio solo, che era il Dio solo, e poi l'abbiamo cambiato in un miliardo di modi, ma quel Dio, l'unico Dio è quello. Poi gli dei, i contraddei erano esseri di altri mondi, ma quello è un altro capitolo a parte. Ma, questa è la guerra, perché viene da lì. Ok, ma poi c'è stato un processo, ovviamente. Certo, quindi... vabbè, no, non stiamo qua a scartabellare. Però, cioè, come si risponde alla domanda? Sì, ma questo vale per noi popoli del Mediterraneo, pensiamoci un attimo, no? O comunque vicini al Mediterraneo, perché certo. Israele, c'è la Cina che c'entra, l'India, il Giappone, tutti quelli che non credono a Gesù, alla Madonna, perché sono, alcuni sono politeisti, tipo gli induisti, sì. Qualcun altro crederà a Confucio, per esempio ci sono shintoisti in Giappone, sì. Dove la parola di Gesù, per chi ci crede, ovviamente, non è mai giunta all'epoca, no? Quindi, ma adesso dice, c'è, no, giunta, non lo sappiamo, sì, però dico, sicuramente hanno una popolazione che crede a quella cosa che è minoritaria, no? Sì, sì, sì. È come un buddista qui, ce ne sono, ma pochi. Non, no? Non cambia niente, perché quello che conta per questi esseri, che sappiamo di che stiamo parlando, gli extraterrestri, sono le azioni. Tu puoi essere shintoista, ho detto, puoi essere anche ateo. Tu, per esempio, sei, diciamo, l'ateo, sei laico. Quando incontrerai Gesù, io ho detto a Giulietto Chiesa, uno dei più grandi laici giornalisti, che è stato un mio maestro di giornalismo, io ho detto, ma se viene Gesù, poi come facevo? Gli stringo la mano e gli dico, ti posso fare un'intervista? Esatto. E mi complimento del suo ritorno. Quindi l'apertura vostra, diciamo, è questa, che accetti l'evidenza, certo. Però quello che conta è l'azione. Ecco, quindi per Cristo quello che conta è l'azione, se hai fatto del bene per Adonai. Però ci sono stati dei popoli che sono stati scelti da questi esseri, e altri no, ma non perché erano più cattivi, perché avevano una sensibilità. Però se quello che aveva una sensibilità si comporta di peggio di quello, diciamo, che non è stato scelto, chi ti ha scelto tra una coppa. Però perché secondo te chi ti sceglie sbaglia? No, non sbaglia. Ma qual è il disegno che c'è dietro allora? Sbaglia, cioè, secondo me, perché ti dà il libero arbitrio, quindi per te non sbaglia, per me sbaglia. perché tu hai il tuo libero arbitrio, ma per me Dio sbaglia a dartelo. Però sì, è una mia opinione. Allora, io, è una, sì, battuta, cioè, ovviamente. No, ma ci mancherebbe. Però io dico, se io sono Dio, userei l'uomo come pupazzetti Lego, cioè, no, assolutamente non gli do una qualità,
No, questo, che non voglio che utilizzi, no? Questo, altrimenti non gliela do. No, nell'Antico Testamento era come dicevi tu. Quando è venuto quel ragazzo, sempre che mi è simpatico e che io sono innamorato, quel picciotto lì, questo Dio nell'Antico Testamento era uno... Cioè, che cosa contiamo? Niente. Quando invece questo Dio vendicativo, minaccioso, ribalta completamente la nostra visione e nasce Gesù di Nazareth e ti dice se non puoi conoscere il Padre se non vedi me. E quindi ci fa capire senza di me non c'è Dio. Quindi c'è un Dio che non conosci. Quindi quando Cristo ti dimostra l'amore, la fratellanza, la pace, la misericordia, ama il prossimo tuo come te stesso, porgi l'altra guancia, la commiserazione perché quello è poco evoluto, non capisce niente e devi aspettarlo nel tempo perché Cristo contempla l'eternità, non 70 anni di vita. Ecco che questo Dio si rivela molto interessante e poi ti lascia il libero arbitrio persino per te, ti prova che non sta scherzando, che non sei un pupazzetto, che ti permette di ammazzare a suo figlio. Allora questo Dio mi interessa tanto perché ti fa crescere con coscienza. Quando io ti dico non voglio il libero arbitrio, non è che io non lo voglio il libero arbitrio, io mi sono fatto ammazzare in vite passate per il libero arbitrio, per la libertà del pensiero. Però oggi io voglio fare solo questa guerra contro il male, quindi non voglio essere condizionato dalla mia mente. Quindi per adesso me ne faccio a meno. Però il più grande regalo che Dio ci ha dato, caro Dario, ti piacerà questo testo a te, ti piacerà? Usaccio che ti piace, usaccio. Il più grande regalo che Dio ci ha dato non è la vita, è la libertà, che si esplica attraverso la vita, però, perché se sei morto ma, non ti serve a niente questa libertà. Ma perché? Perché tu credi nella morte, io credo che c'è la vita sempre. Ah, quello sì. Siccome c'è la vita sempre, non ci può essere vita senza libertà. Che vita è? Una vita di niente. Ecco perché te l'ha data. Ma io non ci credo a questa cosa, quindi andala a soddare la risposta in tal senso. Cioè, facciamo così. Dimmi. Dai, che piacerai ai telespettatori, chi sta non mata chiara, eh? Se me ne vado io prima, muoio, io ti darò un segnale così spettacolare che tu poi ti devi presentare di fronte al tuo blog e devi dire non sono più laico, sono credente, perché l'ho visto. Il Catania vince lo scudetto. No. No. L'hai visto a me. Ah, ok, ci sto. Ma se succede a reversa, come si dice a Catania, cioè al contrario... Se succede al contrario, che te ne vai prima tu, non succederà. Se c'è qualche cosa, io ti faccio il segnale. No, pure, qualche cosa. No, qualche cosa. Se tu te ne vai, che non te ne andrai perché me ne vado prima io, perché tu sei un ragazzo giovane, sei come un figlio per me. Se grazie. Tu te ne vai, tu ti presenterai perché sarai autorizzato e mi dice, minchia, avevi ragione su tutto. Va bene. Però, guarda, io dico una cosa. Però, me lo devi promettere. Va bene. Allora io per chiudere ti fai una battuta. Oggi quando sono arrivato è venuto a prendermi Eleonora e Giovanni che se la sta caliando, ossia, Giovanni, ecco. Dai, la magistratura. E Manuetto dice com'è andato il volo? E casa, perché sennò, se no era morto. Esatto. Detto ciò, io vi ringrazio a tutti, siete stati grazie, gentilissimi. A presto. Allora, restate con dov'è quella telecamera? Allora, vi raccomando che con Dario Sanfilippo seguiremo questo percorso che mi piace tantissimo. E so che piace a tantissimi. Si vuole male, si vuole. Sto scherzando. Abbiamo sempre oltre 10-15.000 telespettatori a volta. La prima ha fatto 21.000 fino a quando ho controllato, sì. Io forse le ho superati. E la seconda era quasi a 15.000. Quindi faremo il montaggio ovviamente delle battute, taglieremo qualcosa, però tutto lasceremo, comprese battute in siciliano soprattutto. Anche l'ultimo, minchia, avevi ragione, se succederà. Certo. Se succederà. Che se non succede io ti dirò... Caspita, avevi ragione. Caspita, sì. Sì, però aspetta, ancora non ho finito. Dammi un minuto ancora, Chiara. Io sono più avvantaggiato di te. Perché? Perché se succede, io tu devi dire, Inga, l'ho visto. Caspita, l'ho visto. Sì. Credo a tutto. Mi metto la stella. Se invece non faccio lo sceriffo così. Se non succede, che succede a te, ma non succederà. Tutto è possibile. Tu...
mi dirai apparire e mi dici minchia avevo ragione. Caspita. Mentre nel mio caso, se io mi sbaglio, siamo morti, quindi comunque tu hai perso. Ah, però aspetta, io sostengo la teoria di prima, vabbè, oh, quella è importante. Cioè, nessuno può dire niente a nessuno. No, certo, ovvio. Però qualche domandina ce la facciamo, no? Dico, ma come te la fai domande? Se non mi hai spuntato, morto? Ci sarà un no, motivo. No, beh, se tu resti vivo e io non ti sono spuntato... Stiamo facendo no. Il gioco del... No, tu hai diritto, perché sennò non sono onesto, ha di una dire... colazione. No, di dire, io aspetto che Giorgio mi appare, fino adesso non mi è apparso, quindi rimango laico. Questo hai diritto di dirlo. Certo. Però se ti appaio, minchia, a dire minchia, mi è apparso. Se mi dovessi apparire... No, a dire magari minchia, mi è apparso. Dirò caspita, mi è apparso. Ecco, a posto. Grazie, Dario. Buonasera.